Questa scuola è realmente sicura? Cioè, possiamo mandare i bambini tranquillamente a scuola? Le scosse di terremoto dei giorni scorsi hanno aumentato dubbi e preoccupazioni dei genitori dei ragazzi che frequentano la scuola media Olivieri a Pesaro. Questa mattina si sono radunati di fronte all'istituto, anche con cartelli, per spiegare le loro motivazioni e chiedere risposte agli organi competenti in merito alla sicurezza dell'edificio. Occupata e dobbiamo avere risposte e soluzioni immediate perché purtroppo tragedie sono avvenute nelle scuole anche in passato e non possiamo essere i soliti fatalisti italiani che poi piangono quando le cose avvengono. A spiegare i particolari è poi stata la rappresentante della classe terza B. Il nostro movimento, ci teniamo a dirlo, non nasce oggi con le scosse di terremoto, ma nasce nel novembre del 2021, dove molti genitori hanno inviato una PEC al comune, quindi all'assessore Pozzi, al dirigente dei lavori pubblici e ad altre autorità, al fine di ottenere risposte certe in merito alla sicurezza di questo istituto, che è un istituto degli anni 50, nasce come vetreria e ha subito poi ovviamente delle modifiche nel corso del tempo. Noi abbiamo appreso di questa questione in realtà dalle lettere inviate dal nostro preside molto prima di noi, dove si chiedevano risposte certe in merito alla sicurezza dell'immobile. No, dopo la nostra lettera del novembre 2021, che non è stata riscontrata, abbiamo avuto un incontro nel luglio del 2022 con l'assessore Pozzi, l'architetto dei lavori pubblici ed altri tecnici, i quali ci hanno sostanzialmente riferito che avevano commissionato una relazione che io ho qui nelle mani, si chiama Valutazione preliminare sulla sicurezza strutturale dell'immobile, eseguita nel febbraio del 2022, e che questa relazione ci avrebbe dovuto rassicurare. Questa relazione poi è stata fatta visionare a dei nostri tecnici, i quali in realtà, più che rassicurarci, hanno aumentato le nostre preoccupazioni e perplessità. L'indice di sicurezza allo stato attuale è di circa il 16% dell'adeguamento, si legge nella relazione dove si precisa che è necessario, tra le altre cose, prevedere un rinforzo di tutti i pilastri e delle travi maggiormente caricate. Inoltre vengono segnalati gli ammaloramenti del calcestruzzo con barre in evidenza. In consiglio di istituto, assessore e architetto ci hanno riferito che avrebbero disposto ulteriori accertamenti tecnici, il cui esito avremmo avuto entro dicembre. Ci siamo congedati con una battuta da parte degli amministratori comunali che ci hanno detto speriamo che non arrivi il terremoto. Purtroppo il giorno dopo c'è stata la scossa che tutti abbiamo sentito. Ad oggi, ha proseguito Ada, non sappiamo né qual è l'ufficio tecnico a cui è stata commissionata la perizia, né che tipo di indagini verranno disposte sull'immobile. Intanto, molti genitori hanno deciso non solo di non mandare i propri figli a scuola, ma anche di valutare un cambio di istituto. C'era il Covid, le aule sono più grandi, magari si tratta di un anno, uno temporeggia, invece poi è uscito tutto questo casino e siamo rimasti. Quale scuola sta optando? Pirandello, Rodari, ovviamente sempre in zona, perché anche per comodità. E le vede più sicure quelle? Non lo so, non ci posso mettere la mano sul fuoco, però le posso dire che questo è un edificio degli anni 50, mentre gli altri sono edifici degli anni 70 e già sono 20 anni di differenza. In più gli altri sono edifici a due piani, questi sono quattro piani. Io adesso sono anche un geometra, però non sono un ingegnere, abbiamo fatto le nostre valutazioni, non è che posso mettere la mano sul fuoco di niente, sono titubante perché l'edificio è veramente vecchio. E la perizia non ci lascia tranquilli, insomma. Adesso anche la perizia non è una perizia basata su dati certi, è sempre tutto in previsione, però non siamo tranquilli.